E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, qui è Pablo Giallo Rosso. Prima di iniziare il video voglio dire una cosa, cioè una premessa. A Roma si è schiattato Icardi, porca trota, oh, mamma mia, sto veramente asfissiando. Allora, in questo video, prima di iniziare il video, volevo dirvi, insomma vi annuncerò, quale sarà, anzi chi è il vincitore del contest che ho indetto su Instagram. Quindi innanzitutto volevo chiedervi perdono perché ho chiesto di fare un meme su una faccia, mamma mia, che vi ho terrorizzato, e quindi vi chiedo umilmente scusa. Guardate, sono una persona onesta, sto dietro una telecamera, però vi giuro non sono una persona falsa. Vi chiedo perdono umilmente. Come seconda cosa, mi ero dimenticato, ma devo salutare un utente, cioè un mio iscritto, che aveva indovinato un altro contest, una domanda che avevo fatto in una live, ha indovinato e mi ero dimenticato di salutarlo. Quindi io ti saluto, ciao, sono Arnick. E niente, regà, 2 secondi e sarete il vincitore del contest. Lo spiego qui brevemente in cosa consiste questo contest. Banalmente bisognava, no, banalmente, insomma, in modo banale lo spiego. Bisognava solamente fare un meme su un'immagine mia che sarebbe in giro, diciamo, da tutti. L'immagine è proprio questa. Quindi, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Ora vi svelerò chi ha vinto il contest. Vince! Questo contest! Agosto 2017! Il meme! Di perché sì, raga, avete vinto tutti. Può sembrare ora una cagata quello che ho fatto, però è una cosa molto seria. Ora la spiego brevemente. Perché ho deciso che hanno vinto tutti? Mi sono arrivati 13-14 meme e quindi sono stati tutti meme fantastici. Siete stati disponibilissimi e quindi volevo ringraziare a tutti quanti quelli che hanno partecipato. E quindi mi sembrava giusto mostrarvi tutti i meme che hanno fatto su questa foto, perché ragazzi mi fanno morire da ridere, cioè l'ho schiattato mentre li leggevo. E quindi raga, veramente veramente grazie davvero per la vostra disponibilità. Ho deciso di premiare tutti e quindi di finire in questo video. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, già è passato troppo tempo e tocca farvi vedere i meme, perché ragazzi vi giuro sono un taglio. Allora, partiamo da questo meme che mi fa Francifogli 12. Quando sei stato te a rispondere alla domanda, ma il prof pensa che sia stato un altro e gli dai un più. È la giusta espressione, raga, fidatevi. Cioè, mamma mia, quanto rosico. A me è capitato, cavolo. Poi c'è questo di bere latte con latte latte quando scopri che YouTube non invia le feed. Guarda, è verissimo, mi sono tagliato qua, è verissimo, ma io vi dico, vi giuro, che la mia reazione è molto peggio di questa faccia qui, di questa foto qui. Tranquilli, raga, è peggio. Il meme di fan di Sequel Fecò, quando a Roma Sud becchi un laziale. Allora, io innanzitutto non so di Roma Sud, eppure sono romanista, quindi meno male, cioè, può essere che questa qui se la faccio quando vedono un romanista in questa zona di Roma in cui abito. Oddio, speriamo di no, perché se no mi vengono a me in acqua. Una squadra fortissimi, un tifoso romanista semplice quando Bruno Perez azzeccava un cross l'anno scorso. Nulla da ridire, non fa una piega sto meme. Francesco Racioppi, rara foto di nonno Carmine soprannominato Mano Pesante, dopo essersi ricordato che Pasquale, detto lo scannatore, ha barato durante la briscola in trincea nel 1916. Mamma mia. Poi c'era anche un meme di Derk che aveva messo nella sua storia, non ce l'ho più perché la storia è sparita, ma era molto simpatica perché in poche parole ci stava la mia faccia, che era praticamente l'urlo, no? Conoscete il quadro l'urlo? Ecco, e c'era la mia faccia così. Ora però chiudiamo il video con altri meme, e questo meme l'hanno fatto i miei due fratellini. Gli ho detto, sentite, volete fare un meme sulla mia foto? Io vi faccio vedere la foto e voi ditemi, insomma, voi quando avete questa reazione. Guardate questi bastardini qui, voglio tanto bene, cosa hanno detto? Quando vedi un Pablo che canta sotto la doccia. Donnarumma, hai tradito. Donnarumma.
Anakin Skywalker invece mi manda questo meme: la tua reazione quando vedi un meme non iniziare con quando. Effettivamente è vero, c'hai ragione. Sai vedere perché? Oh, di porta che ci sta un meme, ci sta sempre quando, ma poi io quando faccio, vedi, quando faccio i meme, cioè non è che li faccio, però insomma quando li faccio lì per scherzare con gli amici miei, dico quando, boh, ma ovunque così, quindi giustamente quando vedi un meme che non inizia con quando, rimani basito, cioè rimani proprio scioccato. Ora passiamo ai meme in inglese che ha fatto un mio amico, si chiama Tago Nacho, cioè io chiamo Tago Nacho, per gli amici è Nacho, per me è Tago. Cioè, l'ha fatti tipo tantissimi perché ragazzi lui è the king of meme. Remember Zeb 89? This is him now feel old yet. Insomma, avete capito la traduzione, mica ve la devo dire? Giusto perché a parte la lo tradurre, però sicuramente è simpatica. Un'altra con Zeb: who are you? I'm you but stronger. Quindi Zeb a cuccia, cioè via, c'è Fabio Giallorosso. Vediamo quanti like fa invece Cristiano Ronaldo e quanti ne fa il Fabio Giallorosso. Se permettete, 97 like, 80 follower e 53 commenti, tutti i commenti positivi saranno. Invece qui, quando non riesce a fare un meme decente sulla foto di Pablo: I have failed you. Hai fallito. Però intanto, guardate che bella faccia che ci sta qua. Concludiamo in bellezza. Are you religious? I would like to introduce you to my religion. Sei religioso te, insomma vorrei introdurti la mia religione. E a questo qua chiede: what's your religion? Ovviamente ci sta la mia bellissima fascia sexy. Sexy. E ovviamente lui è interessato. E infine, ragazzi, se prima ci siamo paragonati a Zeb89, adesso paragoniamoci anche con Steph. Giustamente YouTube apprezza più me, come potete notare. Direi che abbiamo visto tantissimi meme e sono davvero simpatici. Quindi ragazzi, io vi ringrazio perché davvero sono spettacolari. Può essere che li condivida anche su Instagram man mano, perché voglio che rimangano, perché questa faccia purtroppo rimane. Io innanzitutto chiedo perdono perché vi ho traumatizzato subito. La gente subito mi ha sottolineato la copertina dello scorso video e ci stava la mia faccia così praticamente. Mo' è difficile da imitare. Avrò traumatizzato qualche ragazzino e chiedo perdono. Le restrizioni infatti penso aboliranno quel video. E niente, ciò ragazzi, questo lo finire qui. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi. Da Pablo Giallorosso è tutto. Adios.